Ciao a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Eccoci di nuovo qui con Nioh, riprendiamo la nostra partita insieme. In questo video vorrei andare avanti con la missione principale. Prima di farlo però volevo sbloccare qualche altra abilità. Ci sono ancora molte abilità per la katana da sbloccare e ho un sacco di punti. Pensavo di cominciare con alcune abilità di queste qui base sulla sinistra, sempre per la katana. C'è questa AI con la katana che viene sfoderata dalla fodera per un attacco fulmineo e a quanto pare efficace. Poi c'è questa spada Ki, diamo un'occhiata. Emana Ki dalla tua spada per stordire i nemici circostanti mentre sei in guardia, L1 più triangolo. Divisione in 4 con l'arma vivente, tieni premuto triangolo per infliggere rapidi fendenti ai nemici. Andiamo ad apprenderla. Poi, per quanto riguarda le magie Onmyo, non ho moltissimi punti. Pensavo di continuare con le abilità, i buff della spada. Per il momento non posso ancora sbloccare il talismano Bradipo che mi avete consigliato. Allora, abbiamo il talismano d'acqua, magari sblocco proprio questo. E per il resto aspettiamo un attimo. Andiamo a controllare le abilità perché adesso le possiamo personalizzare, diciamo. L'importante è avere anche il calcio, almeno con l'impugnatura intermedia e bassa, e l'una mattutina con l'impugnatura alta. Per adesso va bene così. Dovrei avere ancora almeno un punto da assegnare. Sì. E lo darei a forza. E poi ho cambiato anche il nostro spirito guardiano, siccome nell'ultimo video abbiamo sbloccato Mizuki, volevo provarlo e per vedere un po' anche i suoi effetti. Per il resto ho fatto giusto due cose off screen, ho modificato l'arma, ho messo questa che abbiamo sbloccato con la missione secondaria dell'ultima volta e poi ho inserito l'ascia come arma secondaria. Volevo continuare ad utilizzare anche questo tipo di arma. L'arco lungo, se non ricordo male, è rimasto invariato. Il fucile lascio ancora questo, anche se ha un moltiplicatore d'attacco leggermente più basso perché ha più effetti di stato. E poi abbigliamento, forse ho modificato l'attrezzatura per il corpo, però rimaniamo sempre piuttosto leggeri. E poi anche con l'accessorio ho messo questa scatola di medicinali con un moltiplicatore difensivo leggermente più alto e delle riduzioni continue da veleno e fuoco con dei bonus in percentuale abbastanza buoni e l'amuleto antiparalisi. Ho comprato qualche freccia e dovremmo essere abbastanza a posto. Nuova missione, anche qui si ricomincia a cercare i Kodama, ce ne sono 8 da trovare in questa missione. Livello missione 19, il torpore della pietra dello spirito. Qui c'è Hattori Hanzo che ci fa il briefing. Non si hanno notizie di Lord Muneshige, capo della famiglia Tachibana, dal giorno in cui è partito a caccia di mostri. Riuscire ad aiutarlo sarebbe di grande aiuto per la nostra campagna. Okatsu ha già organizzato un incontro con sua moglie, Lady Jinshio. William, partiamo subito per il castello di Tachibana. Va bene. Il santuario di Dazaifu, Tenmangu,
fu eretto in origine per placare uno spirito incollerito determinato alla vendetta, ma questo accadeva molto tempo fa. Nel frattempo i suoi corridoi sono stati invasi da malviventi senza legge e feroci yokai. Corre voce che un lamento particolarmente inquietante provenga dalle sue vicinanze durante la notte. Attenzione, momento imbarazzante. Eccoci qua, maggio 1600, da Zaifu. Il tempo non è proprio dei migliori, comunque. Proverei l'ascia per questo episodio. Vediamo il nostro obiettivo. Cerca lo scomparso Tachibana Muneshige a da Zaifu. Ecco, qua dall'altro lato c'è subito il santuario, ricarichiamoci un attimo. Controllo sempre la benedizione dei Kodama, dovrebbe essere sempre questa. Ah, che bello il nostro nuovo spirito guardiano. Presto lo proveremo. Ecco, tutta questa pioggia. Devo stare attento ai nemici e anche a trovare i Kodama nascosti. Vediamo. Quante frecce abbiamo? Parecchie. Peccato aver sprecato subito una freccia. Ecco, controllo solo una cosa tra gli oggetti. Metto anche il talismano segnaposto perché potrebbe essere utile in mezzo a tutta questa pioggia. Poi con il mio senso dell'orientamento non esattamente perfetto, diciamo. Ah, lì c'è già uno yokai. Proverò a fare un giro, diciamo, il più sensato possibile, cercando di prendere tutto. E questi due amiconi? Aia. E cosa fai? Non contrattacchi? Legno. Legno bagnato. Banditi ripugnanti. Allora, attraversiamo il ponte oppure controlliamo da questa parte se c'è qualcosa. Sì, prima di qua. Ho visto che comunque la katana che abbiamo trovato ha un bonus speciale se viene equipaggiata con un altro set con altre parti del set
qua. Vabbè, torniamo indietro da questo lato. E appunto fa parte di un set speciale. Sì, non si vede tanto bene con la pioggia cadente. Proviamo ad andare da questa parte. Passo oltre il ponte di qua. Qui c'è un piccolino, magari provo a sistemare prima. Ok, sistemato. Qualcuno però mi ha sparato. Eccolo. Prendiamo tutto, vediamo chi è. Ah, peccato. E basta, sta piovendo, come mai andiamo ancora a fuoco? Salviamo prima questo piccolo amico. Perfetto. C'è ancora qualcosa? Un ramo. Siamo tornati al punto di partenza, sì. Vediamo un po', qua sento ansimare. Eccolo. Voilà. Non sono stato abbastanza silenzioso, mi ha notato comunque. Bene. Ah, qui c'è un albero danneggiato, possiamo abbatterlo. E ci permetterà di muoverci con più facilità in questa zona con l'acqua. Poi, ah, lì c'è qualcuno. Sistemato. E quella dovrebbe essere la zona da cui siamo passati prima. Di qua è tutto chiuso. Devo guardare bene gli angoli perché non si sa mai, potrebbero esserci i piccolini Kodama. Ah, lì mi punta un nemico. Facciamo piano piano. Chi è? Ok. E me ne punto un altro anche là. Mi spiace. Vediamo di qua. Quante frecce abbiamo? Ancora 9. Ah, ecco un altro Kodama. Ne abbiamo trovati due su 8. Sembra tranquillo. Ah, lì dentro c'è qualcuno però. Cosa fai? Stai qui al riparo dalla pioggia e pensi di cavartela? Taz. Doppia Ocigatana e ramo. Dovremmo aver controllato tutto di qua.
Da questa parte non siamo ancora andati, forse. Ha ricostruito qualcosa, ma c'è ancora qualche problema, diciamo. Ah, qua c'è un losco individuo. Vediamo se riesco a fare un bel agguato. Aggiunta di oggetto ai ricordi di Amrita, non i titoli. Ah, c'è una nuova descrizione con qualche chiarimento in più sulla trama. Il santuario da Zaifu Tenmangu fu costruito come luogo di culto imperiale. Con il trascorrere del tempo finì per essere dimenticato. Oggi non c'è traccia di coloro i quali un tempo servivano e veneravano il dio, lasciando il santuario nel suo stato attuale. Ah, c'è un piccolino. Lo andiamo a salvare adesso. Di qua siamo già passati. Ah, perfetto, chi c'è qua? Questi tipi qua si mimetizzano bene, eh? Terzo Kodama. Vai. Vediamo un po', laggiù vedo già qualcosa di grosso che si muove. Sì, sto tornando indietro. Aia, mi sa che mi ha visto. Quasi. Attenzione. Ah, sono riuscito a staccare il corno. Allora, possiamo salire sul tetto oppure controllare magari ancora di qua? Ci vado dopo sul tetto, prima voglio controllare bene ancora questa zona qua esterna. Due occhi. Mi sono scoperto troppo. Di nuovo. Beh, almeno ho recuperato un elisir, due elisir. Ah, c'è di nuovo il gigantone lì, il ciclope. Provo prima ad affrontare l'altro yokai. Chi è che mi ha visto? Ah, ma c'è un bombarolo, disgraziato. Avrei fatto meglio ad andare prima sul tetto.
Voilà. Però non, io ho staccato il corno. Non so se per prendergli il corno. Ehi. È meglio non puntarlo. Per avere più probabilità di ottenerlo. Magari con un bel attacco potente. Ah, qua possiamo aprire. No, è chiusa. Allora, di qua si apre, però vedo che c'è subito. C'è anche. È anche indicato sulla mappa il nostro obiettivo. Dobbiamo andare di qua. Prima di proseguire vorrei finire l'esplorazione di questa parte. Una maledizione. Vediamo un po' qua su cosa c'è. Fantasma rosso lo lascio stare per ora. Ok, potremmo provare il nostro nuovo spirito guardiano contro questo gigante. Oppure lasciarlo stare ancora un attimo. Non mi vede. Ah, chi è questo? Che schifo. Questo non mi ricordo. Non fa tantissimi danni, però. Non ricordo se ruba il nostro ki, Yamrita o qualche oggetto. È una specie di. È una sorta di ladro, mi pare. Manca ancora tutta questa parte da esplorare. Vediamo qua lungo il fiume prima. Sì, lungo il fiume, lungo la. Questa zona, diciamo. Ok, belli silenziosi e letali. Ah, eccolo lì, un altro di quei disgraziati. Mi ha visto? No. Un bel backstab. Ottimo. Non c'è altro. Abbiamo controllato tutto di qua. Quello è lo yokai che ha perso qualcosa. Mi sa ancora niente. Ah, apriamo. Sento i Kodama in festa. Eccoli qua. Allora abbiamo fatto tutto il giro, siamo tornati all'inizio e quindi questo è uno shortcut. Non attivo il santuario perché così almeno non respawnano tutti i nemici. Proviamo ad affrontare il gigantone. Vediamo anche il nostro spirito guardiano nuovo.
Ah, è finito. Wow. No. È molto forte, però per fortuna non è molto veloce. Poi fa delle mosse abbastanza prevedibili, diciamo. Io mi sono già perso. Ah, qua c'è qualcosa. C'è un Kodama e uno di quei schifosi. Vai via. Eccolo qua. Il nostro quarto Kodama. Qua sacra. Sto tornando indietro, forse? Sì. Ah, vediamo se qua c'è qualcosa. Ah, possiamo salire però su quest'albero. Aumentiamo il corvo, l'oggettino, cote. Oh, ecco il samurai. No, il ninja. Ha fatto tutto lui, praticamente si è stancato, ha usato tutto il suo ki per farci quegli attacchi a vuoto. Okudama. Vediamo se c'è qualche cosa qua sui tetti. No, di là torniamo sotto, vicino all'albero. Però lì c'è anche un oggetto sul tetto, vediamo se riesco ad andarci correndo. Sì. Non sono più andato dal fabbro negli ultimi video. Ho accumulato un po' di armi. Poi più avanti penso che farò una super pulizia e sistemeremo un po' l'inventario. Allora, due fantasmi rossi. Però c'è ancora qualcosina da controllare. Volevo scendere qua e controllare un po' questa zona con l'acqua. Qui c'è un maledetto. Vediamo se ci sono altre sorprese. No, faccio il giro in senso antiorario. In senso antiorario, cerchiamo di fare un giro sensato. Dovrebbe essere tutto a posto. No, qua c'è qualcosa. Pietra dello spirito, acqua sacra. No, forse abbiamo fatto tutto il giro.
Adesso chissà dove sono. Sono tornato all'inizio del percorso, forse. Beh, almeno non c'è più nessuno, possiamo fare un po' più in fretta. Di qua siamo andati. Wow. Sì, e invece di qua c'è un passaggio sulla destra che mi è sfuggito. Sembra di no, di qua ci siamo passati. No. Ah. Facciamo il giro largo. Ah sì, qua c'era il tipo dentro la casetta. Di qua anche. Sì, ci siamo passati. Scusate un attimo, mi sono perso. Allora, fantasmi rossi, proviamo ad affrontarli uno alla volta. Vediamo se riesco a farmi il mio attacco devastante. Mi ha perso di vista, sì. Dove è andato? Eccolo qua. Questo era il primo, ce ne sono forse solo due. Qui è chiuso. C'era anche questa zona qua da controllare. Prima però. Sì, di qua siamo andati. Abbiamo fatto il giro sul tetto, mi pare. Sì. E poi di qua si va verso lo shortcut. Allora, altro fantasma rosso. Se riesco a mancarlo. Ho ricevuto il titolo Spadaccino Adepto. Solo un attimo, ecco, da questa parte non sono andato. Purtroppo con tutta la pioggia non vedo bene, devo controllare bene gli angoli. Ah, qui c'è un ninja maledetto. Oh. Chiave porta est, eccola qua. Ok, e allora possiamo andare anche a controllare se apre quella porta lì. Vorrei tenere per ultima, eccola qua, quella zona lì con il portone. Quello che abbiamo visto prima.
Pietra dello Spirito, c'è un fantasma e il santuario. E poi queste statue qua. Possiamo livellare un po'? Un livello. Aumentiamo ancora la destrezza di un punto. Basta così. Controlliamo ancora un po' qua qual è la situazione. Oh. Queste statue qua, se non sbaglio, sono belle pesanti e difficili da affrontare perché tolgono un sacco di ki. Non bisogna sottovalutarle. Mi ricordano un po' anche le statue di Dark Souls del giardino Radice Oscura. Gli facciamo anche poco. Proviamo la nostra arma vivente. Andiamo dalle altre. C'era anche un disgraziato di questi. Ok, vediamo che cosa ci hanno lasciato. L'ascia del bandito. Una zona chiusa anche di qua. Allora controlliamo il bottino. E poi direi che per questo episodio ci possiamo anche fermare qui. Finisco di affrontare questo fantasma rosso e poi ci salutiamo. C'è nessuno. Là. Ok. Dovremmo aver girato praticamente tutta questa prima parte. Non dovrei essere in grado di livellare ulteriormente. Ok, ragazzi, allora mi fermo qui con questo video. Spero che vi sia piaciuto e ci vediamo con il prossimo. Ciao a tutti!